Innanzitutto non è solo il Teramo Calcio che si trova un bivio, si trovano un bivio tutte le società professionistiche. E questo ve lo posso garantire perché io ho parlato con diversi presidenti del mio girone e molti sanno che la prossima stagione sarà molto difficile, molti sanno che affrontare il prossimo campionato è fondamentale per poter aspirare a raggiungere un'ottima posizione in classifica ed ambire a quello che sarà la riforma, a quello che sarà la cosiddetta C d'Elite o B2, non so come verrà chiamata, ma comunque questa sicuramente è quello che ridurrà oggi da 100 a 60 le squadre professionistiche, aumentando in questo modo i contributi per il sostentamento di una squadra professionistica, perché oggi una squadra professionistica ha dei costi insostenibili. Non si può pensare che possa ricadere oggi tutto sulle spalle di una sola persona in una provincia, una piccola media provincia qual è quella di Teramo. Quindi se Teramo ambisce a cavalcare situazioni importanti che la mettono all'attenzione del panorama nazionale, beh, bisogna dare un aiuto. Qualcuno mi ha rinfacciato che non volevamo far partecipare al capitale dei vecchi soci, sì, ma bisogna partecipare con i numeri adeguati, perché comunque questa è un'azienda che ha investito milioni di euro, qualche decina di migliaia di euro non può avere riscontri. Sì, ce l'ha in termini proporzionali, perché i numeri poi dopo si fanno, le società vengono analizzate e valorizzate per quello che hanno e quello. Quindi poi certo uno può anche dare un contributo di 1000 euro, però naturalmente alla sua. Questo non abbiamo mai voluto precludere l'accesso a qualcuno. È normale che poi ognuno peserà col proprio peso, per carità, ci mancherebbe. Ma io sono magari riuscissi a condividere questi sforzi con altri imprenditori che vogliono raggiungere lo stesso obiettivo che ho io, cioè quello di far crescere il nome della città di Teramo in Italia. Si deve capire, io mi aspetto già dalle prossime settimane, i prossimi giorni, le prossime settimane dei riscontri. Devo dire che io già personalmente sto sollecitando alcuni chiamiamoli personaggi, referenti, persone che tengono al territorio di Teramo. Tengono per tante ragioni e quindi spero che inizieranno a portare il loro contributo.